bel traguardo che abbiamo raggiunto anche a livello nazionale, che siamo stati scelti tra le 25 città di riferimento sulle riversioni storiche da parte del Ministero della Cultura e rappresentanti unici del Lazio. Beh, quest'anno la novità è che abbiamo stampato un libro sulla Sacra dei Castagni, quindi, e questo è molto importante dopo 56 anni. E l'altra novità è che abbiamo presentato alla Sera della Benedizione, che abbiamo coniato una moneta indiretta in argento durante la manifestazione. Basta, basta. Basta. Una bella canzone questa, Lo potrebbe far giro? Sì, è sempre un piacere rispondere di sì all'invito dell'amico Antonio Tempesta, una persona vulcanica che sta lavorando con il suo staff per una grande manifestazione. A me mi piace essere qui, dare il mio piccolo contributo, se posso dare, per questa giostra. Fondamentalmente questa è una combinata tra la gara dei cavalieri e gli arcieri. I cavalieri devono centrare 9 anelli e ci sarà il punteggio che viene dato in base ai punti acquisiti dal cavaliere con quelli dell'arciere. Per cui in questo caso, quando c'è queste gare combinate, il pronostico è sempre difficile farlo, perché magari io conosco più i cavalieri anche per la mia, diciamo, esperienza, però degli arcieri purtroppo non è che non conosco tanti. Infatti c'è un giudice a sé per gli arcieri. Che bello vedere nelle varie città, le varie manifestazioni, come la popolazione vive la giostra, in un contesto come Soriano, che tra l'altro io ho scritto wow perché è eccezionale solo a livello di palazzi, monumenti e quant'altro. Sono due gare, sono tre giri con i cavalli e tre tiri degli arcieri da tre distanze diverse, quindi poi dopo alla fine si fa la somma totale e vince chi ha preso più punti. Di speranza pieni di ottimismo e comunque sia sempre all'insegna del rispetto per i concorrenti, per i rivali, e a livello umano il rispetto vale più di tutti, e sicuramente la sportività che deve essere al di sopra di tutto. Noi siamo 23 anni che non vinciamo il palio, però diciamo che non vorremmo fare le nozze d'oro perché non vorremmo arrivare a 25, e quest'anno ci siamo preparati proprio per ottenere il massimo risultato. E quest'anno abbiamo messo in campo tutte le nostre forze, sia logistiche che finanziarie, per imporci in questo gioco che veramente manca da un sacco di tempo su Arione. Possono entrare gli addetti al campo per la contrada Trinità.
La nostra intenzione è di vincere come chi partecipa, come tutti coloro che partecipano. Certo, è sempre più dura perché, come si sa, se a rifare gli stessi passi di prima è sempre più difficile. Però la nostra idea è quella di vincere, insomma, ancora, per tanti anni. La preparazione è abbastanza dura, i cavalli, gli arcieri fanno un lungo tragitto, diciamo, di preparazione, di allenamenti, la mattina e il pomeriggio si studiano i cavalli, si studiano le mosse degli archi, le frecce, eccetera, eccetera. Quindi la preparazione è abbastanza dura, via, diciamo. Conterà molto l'esperienza, la freddezza dei cavalieri, e per quanto riguarda gli arcieri, loro sono quattro arcieri che tirano tutto l'anno, cioè fanno gare internazionali, sono professionisti, abbiamo alzato il livello agonistico del nostro palio, diciamo, perché io sono stato presidente quest'anno, ma comunque so da una vita che sto sempre dentro a questa situazione. Oggi, come sempre, noi ci prepariamo sempre per vincere, poi ovvio ci sono altre tre contrade che vorrebbero fare la stessa cosa, per cui insomma ce la metteremo tutta per portare a casa questo ambito paglio. Sarà dura, comunque ce la metteremo tutta. Qui adesso poi siamo arrivati ad un livello molto alto e quindi si preparano tantissimo. Poi il nostro Fantino, insomma, è uno dei più, è storico, è uno dei più, sì, è uno che ha vinto tanti pagli, è uno dei più anziani tra virgolette, quindi la preparazione c'è sempre stata. Un tempo di 26,36, 7 anelli piccoli presi, 0 penalità, per un totale di 90,28. Lo spirito che anima la contrada è sempre quello sia dell'unione tra i contradaioli, sia oggi in particolare un tifo incondizionato, diciamo, verso il nostro arciere, il nostro cavaliere, sperando che di portare a casa un risultato buono. Quindi diciamo che l'importante è questo. Comunque è una giornata di festa. La rivalità c'è e credo che sia indispensabile, perché altrimenti non ci sarebbe la voglia di migliorarsi e quindi anche di migliorare la festa stessa. Sono tutti e otto degli ottimi atleti, diciamo che sarà una gara incentrata sia sulla concentrazione sia sulla testa a mantenerla se nella propria gara, però diciamo che ce la giochiamo.
27,79. Anelli presi 6 piccoli, penalità 0 per un totale di 78,42. Un tempo di 25,82, anelli presi 5 medi, 2 piccoli, penalità 0 per un totale di 76,36. Gli anelli presi sono 9 medi, penalità 0, per un totale di 83,72. Il tempo è di 26,82, anelli presi 7 medi e 1 piccolo, penalità 0, il punteggio è 77,36. Il tempo in questo percorso è 28,18. Gli anelli presi sono 6 medi e 2 piccoli, punti di penalità 0 per un totale di 77,64. Sono comunque arcieri molto bravi. Scelti, secondo me li scelgono per bene e stanno dando i loro risultati. Sono distanze variabili, non è sempre la stessa, per cui passare da una all'altra cambia il modo di tirare, per cui l'arciere ha difficoltà poi a mettere le frecce nel 10.
adesso gli lascio un cavallo. La rotta per questo terzo giro della giostra dei cavalieri con un tempo di 25.54, anelli presi 5 grandi, 2 medi, 2 piccoli, penalità 0 per un totale di 73,92. Anelli presi 9 grandi, penalità 0 per un totale di 55,74. A salutare gli addetti al campo per Papacqua. Tempo 26,64, anelli presi 7 grandi, 2 medi, penalità 0, per un totale di 59,72. Tempo 27,58, anelli presi 1 piccolo, 2 medi, 6 anelli grandi, penitenza 0 per un totale di 63,84. L'obiettivo principale sono due da parte noi dell'associazione nostra regionale: uno, portare a casa la legge regionale che stiamo lavorando col consigliere regionale Sabatini, quindi siamo già a un buon punto, e la seconda è quella di cercare di portare a casa anche a livello nazionale la legge nazionale sulle rivoluzioni storiche. Infatti domani avremo un incontro con le altre tre che sono associazioni, Umbria, Toscana e Emilia, e vediamo di fare un documento unico da presentare proprio alla Commissione Cultura, in modo tale che siamo tutti uniti da questo punto di vista e vediamo quello che possiamo tirar fuori. Abbiamo cambiato qualche numero negli addetti, ma il risultato è lo stesso, quindi forza alla nobile contro la Trinità e arrivederci per il prossimo anno. Aspettate, pieno. Lo sapete che questo qui è successo
se non c'era qui non succedeva. Questa è la persona più cara che una contrada poteva avere all'interno. Evviva Piero! Era dura, quest'anno sapevamo che era più equilibrata, siamo vincitori degli ultimi praticamente 7 pagli su 8, quindi bellissimo, veramente bello da ex presidente, sono contentissimo per il nuovo presidente che chiaramente temeva che il suo avvento potesse rompere l'incantesimo e invece non è così. Siamo stati un po' fiato sospeso fino alla fine perché bastava un cambio di classifica sulla mancia che abbiamo fatto degli arcieri e poteva cambiare la classifica, quindi diciamo bravo a chi ha vinto, soprattutto a tutti quanti, perché giustamente poi meritano tutti le nostre congratulazioni. Ma è bello che è finito tutto bene, quindi la cosa principale è questa qua, insomma. Certo. E adesso faremo pubblicamente col sindaco Camilli la consegna ufficiale del palio in piazza e poi stasera si andrà a festeggiare come di norma presso la Contrada Trinità per rendere omaggio ai vincitori. Scelta di stampa, abbiamo fatto sempre un bando nazionale, hanno partecipato vari autori anche da fuori Lazio e quindi questo siamo contenti e poi ha vinto Scelta su una commissione tecnica formata anche sia dalle contrade, dal comune, da altri tecnici, pittori e altre cose.
Abile Trinità, vince il paio. Grazie.